Oggi con un controcorrente ci troviamo in un'altra zona, in un altro quartiere di Lamezia Terme, la zona Calia, a due passi dal centro proprio di Lamezia Terme, a due passi dal centro di Nicastro. Oggi facciamo visita con le nostre telecamere appunto in questa parte della città, perché in seguito a delle segnalazioni, come sempre, che ci sono pervenute in redazione, appunto ci dicono che questa zona è in abbandono, è in degrado, dovrebbe essere insomma ripristinata in un certo senso. Quindi andiamo a visitare appunto il quartiere Calia di Lamezia Terme, andiamo a vedere le condizioni in cui questa zona si trova. Prima tappa di questo percorso, viaggio, insomma, giro che stiamo facendo con le nostre telecamere nel quartiere Calia, ci vogliamo soffermare proprio sul ponte che permette di attraversare il torrente Piazza. Mi voglio soffermare sul ponte proprio in senso stretto, proprio per riprendere, per farvi vedere le condizioni in cui si trova, veramente in un ponte molto pericoloso, proprio nello stato, a causa insomma dello stato in cui esso si trova. E poi andiamo a riprendere anche il torrente Piazza, quindi possiamo vedere con precisione le condizioni appunto in cui si trova il torrente Piazza, con ormai le canne, le erbacce che hanno ricoperto quasi completamente la foce, hanno quasi completamente ricoperto appunto il percorso d'acqua. E poi andiamo a riprendere anche il manto stradale, l'inizio del manto stradale, che è appunto in condizioni veramente pietose, in condizioni veramente pessime. Quindi facciamo vedere innanzitutto con le immagini, solo con le immagini, perché qui non c'è bisogno di commento, di parlato, proprio il ponte, e poi andiamo verso l'interno e vi faremo vedere proprio le condizioni in cui si trova il manto stradale e ovviamente poi le condizioni in cui si trova il torrente Piazza. Stradale, lo stiamo vedendo che è in pessime condizioni, no? Da quanto tempo si trova proprio in queste condizioni? Da sempre così è stato. Sempre rovinato così. Il torrente invece, almeno questa parte, da quanto tempo non viene pulita, sistemata? No, l'hanno pulita 3-4 mesi fa. 3-4 mesi? Gli hanno pulita, sì. Però la parte diciamo superiore, la parte diciamo che si trova più sopra, no? No, niente. Lì è un'altra zona. Fanno sempre qua a pulire. Passano. La zona di sotto. Passano, diciamo. Solo la zona di sotto, poi quella. Quelle di sopra no. Questa è una zona ad alto rischio idrogeologico, no? Ci sono state diverse frane. Ce n'è una qua che sta cadendo, pure questa casa qua. Stiamo riprendendo proprio la casa che sta cadendo. Quante persone secondo lei abitano proprio in questa zona, soprattutto nella zona superiore, la zona insomma che scende da Platania? Ce ne sono abbastanza. Di famiglie siamo diciamo una cinquantina, 60, diciamo, che scendiamo sempre di qua. Ma le erbacce stanno ricoprendo la strada, con due macchine non si può più passare. No. Solo con una macchina, diciamo. E noi abbiamo sempre il pericolo qua, che abbiamo paura, diciamo, che cade la casa, diciamo. Sì, qualche frana. Sì. Qualcuno di voi è andato al comune, avete protestato? Io no, però quelli che abitano qua hanno fatto sempre a sapere, diciamo, al comune che c'è questo problema. Però. Di operazione, di provvedimento è stato preso? Niente. Vengono a guardare e poi se ne vanno, non fanno niente.
Da qui inizia la parte di strada particolarmente danneggiata in questa zona. Ricordiamo, siamo nel quartiere Calia di Lamezia Terme. Notiamo l'asfalto, in quali condizioni si trova. Notiamo come, insomma, proprio il manto stradale, la strada sia avvallata, perché proprio le frane, lo spostamento del sottosuolo ha provocato, insomma, uno spostamento a sua volta del manto stradale, ovviamente. Da notare, guardate amici telespettatori, le condizioni in cui si trova questa casa. Questo è un esempio che dimostra, insomma, quanto è pericolosa questa zona dal punto di vista idrogeologico, e questa appunto è una zona ad alta appunto ad alto rischio idrogeologico. Qui le frane hanno provocato proprio la rottura di queste case, tanto da indurre ovviamente coloro che l'abitavano ad abbandonarle. Continuiamo il nostro giro proprio qui a Calia. Ora ci sposteremo più sopra, ci sposteremo dove un tempo vi era la fontana di Calia, oramai non c'è più, quindi seguiteci. Abita qua? Sì, abito qui sopra, e la strada tutta quanta rotta, no, non puliscono mai le aioletto e i fiumi, ce n'è proprio una schifezza. E dicono che aggiustavano qua, invece non stanno facendo niente. Questa casa sta cadendo quasi a pezzi e non si sa che fine facciamo quando passiamo. No, è una zona quindi ad alto rischio idrogeologico, sì. Si sono verificate delle frane? Quest'altro qua, quest'altra cosa qua, vedete che succede qua? Noi passiamo qua con un rischio e non lo so come si deve fare. La strada sta peggiorando, perché sta peggiorando giorno per giorno, perché noi, specialmente se viene l'inverno qua, è un guaio, perché il fiume si ingrossa e poi va di fuori. Vedi che succede qua? Vedi che bello? Ormai la strada è stretta perché le erbacce hanno ricoperto. Non si può neanche passare due mezzi perché è strettissima. Una è così, è fatta pianellare, avvallata. Non lo so come si deve fare, mi sono fermato proprio apposta per vedere più o meno. Noi come televisione stiamo facendo proprio un servizio su questa zona, almeno insomma facciamo vedere le condizioni in cui si trova, per dare, come dire, un suggerimento a coloro che dovrebbero prendere provvedimenti a tal proposito. Vabbè, vi ringrazio di questa chiacchierata, in bocca al lupo, arrivederci, grazie. Speriamo che ne riesce qualcosa di buono. Qui abitano diverse famiglie, tante famiglie. Ci sono tante famiglie qui sotto. È una zona, è una via di passaggio continuo. Continuo, sempre di continuo. Io, secondo me, qua avevo pensato io che se cade qualche casetta, si fa male qualcuno, tanto si aggiusterà. Speriamo che si aggiusta prima di prima che succedano dei danni ai miei figli o ai figli degli altri genitori. Ci siamo spostati, siamo saliti ancora, stiamo percorrendo, insomma, la zona di Calia, la strada che porta proprio alle case che si trovano in questo quartiere, e anche qui possiamo notare le condizioni in cui si trova questo punto della città, questo punto del territorio lametino, dove le erbacce, gli arbusti stanno quasi completamente invadendo la carreggiata, sembra essere in piena campagna, in realtà non lo è, perché qui vi abitano diverse, tante persone, sembra percorrere proprio una strada di campagna, in realtà non lo è, perché questa strada è una strada importante, principale per gli abitanti che risiedono proprio in questo quartiere e che si trovano ogni giorno praticamente, devono affrontare ogni giorno questa strada con le conseguenze
che questo degrado comporta per esempio le automobili. Spesse volte, ci dicevano alcuni cittadini, le auto proprio si sono rotte, si sono verificate delle rotture dovute proprio al manto stradale, dovute alle condizioni in cui si trova proprio questa strada. Più sopra vi è la fontana, la vecchia fontana di Calia, oramai non c'è più perché una frana appunto l'ha ricoperta, e da allora non si è più pensato a ripristinare questa appunto a ripristinare proprio questa sorgente, quella sorgente. Una zona importante, ricordiamola, a due passi della città, che si è ripristinata e tenuta, mantenuta come di dovere, bene, potrebbe essere veramente un punto di ritrovo, un punto per spostarsi, per staccare per un attimo dal caos della città e avere un momento, insomma, di relax in mezzo al verde, perché veramente una zona questa bellissima. Un tempo qui tante persone proprio si allontanavano dal centro appunto della città e venivano qua soprattutto d'estate per prendere un po' di frescura, per stare un po' al fresco, per rilassarsi. E ora questo non avviene più perché le condizioni di questa zona è peggiorata. Le condizioni di questa zona, anziché appunto essere migliorate, non appunto sono peggiorate. La zona veramente è in forte degrado, la zona è abbandonata, in tutti i sensi è abbandonata, sia come strada sia come torrente, almeno questa parte di torrente. Tengo a precisare, sia anche il fatto che alcuni pensano bene di venire a buttare immondizia, spazzatura, così come vi faremo tra poco vedere attraverso le nostre immagini. E non poteva mancare anche in questa zona della città l'inciviltà di alcune persone che vanno a deturpare anche questa parte appunto del territorio con l'immondizia di vario genere che viene lasciata, che è stata lasciata, come state vedendo attraverso le nostre immagini, qui a bordo strada, in questo punto bellissimo di Lamezia Terme, perché ricordiamolo, Calia è una zona attualmente in degrado, in abbandono, però resta sempre un punto bello del territorio, un punto bello di Lamezia, tra l'altro proprio a due passi dal centro città. Quindi anche appunto l'inciviltà, l'arroganza di alcune persone vanno a deturpare questo territorio, questo ambiente naturale bellissimo. Guardate che tipo di rifiuti troviamo, dal frigorifero a parti di automobile, di carrozzeria, di auto, spazzature di vario genere, terriccio, rifiuti insomma domestici, veramente c'è di tutto, anche in questa zona, perché purtroppo con le nostre telecamere stiamo riprendendo veramente tante discariche a cielo aperto. Restando all'abbandono che vi è appunto in questa zona e che vi è nella parte di Calia, gentili telespettatori, vogliamo ancora farvi notare tutto ciò attraverso le nostre immagini. Quindi prima della chiusura vedrete appunto altre immagini che vanno a rappresentare, a raffigurare proprio le condizioni in cui si trova la zona di Calia, una zona abbandonata da diverso tempo, una zona che si trova a due passi dal centro città, una zona che se ripristinata, mantenuta, tenuta, sistemata, potrebbe diventare un fiore all'occhiello del territorio lametino. Come sempre questo numero di telefono e questi mail è a vostra disposizione, non mi stancherò mai di dirlo, chiamateci, inviateci le vostre segnalazioni, noi con le nostre telecamere appunto siamo disposti insomma a venire nei punti in cui voi ci indicherete per far notare a chi di dovere proprio le condizioni del nostro territorio.